psichiatra, ci parlerà del corpo che ricorda, la mente che dissolve. Sì, scusami, se vorrei aggiungere psichiatra, psichanalista, è una venatura a cui tengo. Benissimo, ottimo, grazie. Scusate. Allora, io vorrei dedicare alle persone guarite e che hanno fatto una testimonianza e che la faranno oggi quanto vi leggo e che ringrazio molto per quello che ci stanno portando. Il corpo che ricorda, la mente che dissolve. Mente e corpo. E chi ha il coraggio ormai di affermare che questi due aspetti sono separati e indipendenti? Chi si stupisce ancora nelle anamnesi di pazienti affetti da malattie importanti come i tumori di un periodo prodromico di mesi o di anni, prima della venuta alla luce della malattia, caratterizzato da un disagio interiore, con un senso di profonda impotenza spesso o di frustrazione? Eppure, ancora ci troviamo troppo spesso a curare corpi sofferenti come se fossero soltanto corpi fisici e ad approntare ambienti di cura, ospedali, ambulatori che negano, anzi mettono a dura prova la mente e la sensibilità di chi li frequenta. Sono stati scritti fiumi di parole e di pensiero sul rapporto corpo e mente e non nego di avere provato un bit di perplessità quando l'amico signore mi chiese di conferire su questo tema. Una perplessità legata all'espressione stessa corpo e mente, perplessa davanti a quella congiunzione che pur proponendosi di provare a riparare una secolare frattura, continua a dividere e a separare. Vorrei dunque qui provare a parlare di corpo-mente e di una visione olistica dell'organismo umano, non solo connesso e interagente con il mondo cui appartiene, ma intimamente collegato nelle sue parti costitutive interne, nel tentativo di coglierle nelle loro reciproche trasformazioni, anziché irrigidirle in polarità opposte. La fisica moderna ci viene in aiuto nel fondare una relazione di continuità tra materia, energia e informazione. Ci dice anche, con Heisenberg, che gli elettroni non esistono sempre, e che esistono quando interagiscono con qualcosa d'altro. Per esempio, esistono quando qualcuno li osserva. Ovvero, gli oggetti non hanno una posizione ben definita se non in relazione a qualcosa che incontrano. Osservando la realtà, noi la modifichiamo, in modo tale che non possiamo più nemmeno separare nettamente la mente dell'osservatore dal corpo di ciò che è osservato. Allora, forse non possiamo più neanche ignorare il paradigma implicito in chi osserva un malato e una malattia, e in chi intende curarla e studiare le malattie e la salute umana. Vorrei qui proseguire con un postulato che fa da necessaria premessa e che cercherò di argomentare alla luce della mia duplice esperienza di specialista della mente e di cultrice e insegnante di pratiche radicate nelle arti curative cinesi, come il Qigong. Postulato. Le malattie sono cambiamenti potenzialmente reversibili del corpo, anzi dell'organismo umano. Tutte le malattie. Il corpo non mente e il corpo parla sono espressioni che ricorrono quando si cerca di ristabilire un dialogo tra mente e corpo, cioè tra gli aspetti più visibili del nostro essere, la nostra fisicità, e l'intenzione che da quella emana. Vorrei qui aggiungere un'altra espressione, ovvero che il corpo non dimentica, il corpo ricorda. La psicanalisi ha indagato i vari strati consci e inconsci della memoria e la memoria corporea in vario modo, a partire dagli albori della psicanalisi, quando le memorie inconsce delle isteriche affollavano il corpo e lo rendevano parlante, fino agli sviluppi successivi della riflessione psicanalitica contemporanea, che hanno visto, per esempio, il corpo come un deposito di contenuti non pensati che vengono proiettati in un corpo che riceve
quello che la mente non è ancora in grado di contenere e di pensare. Sicuramente, e a lungo, riflette Franca Meotti in un suo scritto su tempo, memoria e oblio, l'insistenza della cura psicanalitica è sul ricordare per poter elaborare e trasformare anziché ripetere, ma aggiunge, e anche per poter dimenticare. Piccolo asterisco, ho trovato interessante chi mi ha preceduto nella testimonianza e ha detto ho perso il diario della mia malattia, che trovo un ottimo segno. In questo stesso lavoro ci ricorda l'importanza di liberarsi della tortura del ricordo, in una sorta di oblio attivo che consente di tornare a vivere e investire nel presente e nel futuro. Ci parla infine di mobile dimenticanza, di una rimessa in moto della memoria che fa scivolare via da una memoria coatta che io ritengo possa essere presa in considerazione anche quando è incistata profondamente nei tessuti del corpo. Credo che ogni bravo massaggiatore, indipendentemente dal tipo di massaggio che offra, possa parlare a lungo di quanti sentimenti inespressi e quante esperienze traumatiche sempreverdi le sue mani hanno ascoltato. Il corpo non dimentica e, se raggiunto nel giusto modo, inizia a parlare. Ora, viste in questo modo, le malattie sono un estremo tentativo di comunicazione e questo tende a essere un common ground di ogni approccio moderno alla malattia. L'intento terapeutico che ne discende non è muovere una guerra contro di essa, silenziarla e solo eliminarla, ma mettersi in un attivo ascolto del problema che ogni malattia pone e della soluzione che l'organismo sta cercando attraverso i suoi stessi sintomi. Un approccio alla concezione del corpo-mente della malattia che trovo fecondo deriva da una branca delle forme di cura moderna che si sono diffuse in Cina e qui presenti fin dalle epoche più remote e che oggi si sta propagando in tutto il mondo, il Qigong medico, una forma di autoguarigione ancora poco conosciuta in Italia e che è entrato in un confronto con il meglio anche del nostro pensiero occidentale. Un portavoce interessante di questa scienza e arte di autoguarigione è il professor Pan Ming, che è un medico formato bilingue, come dico sempre io, sia nella medicina occidentale che energetica cinese, fondatore nella seconda metà del Novecento dello Zinen Qigong. Quando mi sono recata in Cina per approfondire questa arte di guarigione, mi sono trovata a contatto con una forma di pensiero che si fonda pienamente sul postulato che ho premesso. Tutte le malattie sono uno stato potenzialmente reversibile di una energia perturbata, un'energia nelle diverse forme in cui la troviamo al nostro interno e nell'universo. In questa concezione ogni cosa è un intero costituito da una energia originaria che si presenta sia in una forma non percepibile, perlomeno ai sensi comuni, sia in una forma visibile, in quella che noi chiamiamo materia, il corpo. Anche il nostro corpo presenterà una parte manifesta e tangibile, per esempio una massa tumorale, e un campo energetico, ovvero una forma di energia non visibile, meno condensata, meno coesa, ma pur presente più mobile, più lavorabile, ed una informazione di malattia che risulta da blocchi di flusso di energia e da una caduta a un livello energetico inferiore in cui le attività vitali perdono il loro funzionamento regolare e la loro armonia interna. Ora, se guardiamo a un tumore dalla prospettiva comune in cui la materia viene vista per quello che appare, la malattia ci sembra immodificabile. E l'unica soluzione è cercare di eliminarla e, ahimè, spesso ad ogni costo. Ma quando si guardano le cose da un'altra prospettiva, il corpo fisico viene visto come corpo di energia e quindi come potenzialmente trasformabile. Un tumore, allora, è visto come un blocco che con opportune pratiche possiamo arrivare a dissolvere, tornando a far fluire un'abbondante energia nella parte interessata e nell'organismo nel suo complesso.
Ho sentito più di un maestro cinese affermare con molta naturalezza la sua esperienza di memorie traumatiche intrappolate nel corpo di un paziente a determinare quei blocchi energetici. Ritroviamo qui un corpo che non dimentica e che è impigliato in memorie ed esperienze traumatiche che fanno collassare l'energia sottile dei ricordi e dei sentimenti collegati, mai superati forse perché inespressi o neanche mai percepiti coscientemente, nella densità della materia del corpo, come sassi che impediscono all'acqua di defluire, creando un putrido ristagno di sofferenza. Io stessa, partecipando nel mio tirocinio in Cina a pratiche di guarigione, ho constatato la frequenza con cui persone che provenivano da più di 20 paesi del mondo, con le patologie più varie e più gravi, giungevano ad esprimere con particolare intensità fatti occorsi anche molti anni addietro, che letteralmente prorompevano durante una pratica in cui la mente del guaritore sembrava aver sciolto qualche nodo nella parte del corpo-mente interessata. In questa concezione, la mente è infatti considerata una forma di energia più sottile, energia al pari del corpo in cui è ospitata, e può svolgere una parte molto attiva nel condurre i flussi interni di energia e gli scambi energetici con l'esterno. A fronte di un corpo che ricorda e ancora in un eterno presente una situazione traumatica insuperata, la mente può raggiungere l'interno del corpo e dissolvere questi grumi di vissuti mai sciolti, intrappolati nel buio senza senso della forma più concentrata di energia che è il nostro corpo. La mente, cioè, può introdurre una informazione di salute, di recupero di coerenza con il tessuto di appartenenza, per esempio se di tumore si tratta, o semplicemente di dissolvenza, di profonda pulizia interna. Quando parliamo di informazione, si intende un'energia di alto livello, nascosta nella materia del corpo, energia sottile che vibra allo stesso livello della mente. Qui mi preme sottolineare l'aspetto conservativo dell'informazione. L'informazione permane nel tempo e nello spazio, ad esempio nei luoghi. Praticanti di alto livello sono tranquillamente in grado di percepire chi è stato in una stanza e che stato energetico aveva, per esempio. L'informazione viene pensata a permanere anche all'interno del corpo, fin nella matrice intercellulare, come sostiene anche la nostra omeopatia. Un'informazione può essere come un seme che si radica nel profondo dell'inconscio. È l'affermazione questa di un maestro cinese di questa forma di Qigong, anche psicologo clinico e guaritore e insegnante di Qigong da più di 40 anni, in un recente ritiro in Italia. Ora, avendo io alle spalle qualche anno di lavoro con pazienti in psicoterapia, in analisi, mi rendo conto della perplessità che si può suscitare, che io stessa ho incontrato in me, e mi rendo conto di quanto tutto questo si presti a un rischio a cui perlomeno uno specialista della mente è un po' attento. Intendo dire che ogni volta che in un modo o nell'altro affermiamo che la mente può trasformare il corpo, ci esponiamo al rischio di un atteggiamento onnipotente che rovescia il senso di impotenza umana che deriva dalla malattia e dal rischio di sofferenza, di morte precoce, in un atteggiamento difensivamente attivo e vincente. Io posso. Devo riconoscere che prima di apprendere di persona queste pratiche, questi maestri e il pensiero e il lavoro molto serio che ci stanno dietro, ho nutrito questo dubbio di onnipotenza, ma ho presto compreso che la possibilità affermata di poter guarire ogni malattia, di trasformare lo stato energetico di un corpo mente malato, si basa su un allenamento molto intenso della mente e del corpo stesso. Si arriva a trasformare il corpo con la propria mente e a trasformare la mente trasformando il proprio corpo. Questo è un punto molto importante che deriva dall'intuizione del professor Pan Ming, il fondatore, che dopo anni di esercizio della professione medica, lui curava capi di Stato, eccetera, giunse alla conclusione,
a fronte dei limiti dell'approccio medico, che l'obiettivo non deve limitarsi a guarire i malati, ma piuttosto a promuovere un profondo cambiamento delle persone in modo che la malattia non si ripresenti. Non si tratta di un cambiamento della mente o del corpo, ma di un cambiamento profondo di entrambi e di tutto il modo di vivere e di concepire la propria vita. Le pratiche per guarire impegnano la persona molte ore al giorno e molta cura viene posta nel creare un clima di fiducia nelle proprie risorse, in un capovolgimento di quell'atmosfera di passività e di rassegnazione che purtroppo spesso i nostri ambienti di cura inducono. L'informazione di salute viene riproposta in vario modo, compreso il fatto di vedere in una persona con una malattia una persona che ha quel problema che sta affrontando accanto a tante altre cose che ha e che è e che ci si propone di vedere e di far fiorire. Se nel nostro sistema medico un malato che entra nel tunnel della diagnosi e dei cosiddetti controlli per mesi e per anni è richiamato a ricordare continuamente la propria malattia, e anche questa non è una tortura del ricordo, in questo approccio lo studente dell'arte di autoguarigione, così vengono chiamati i pazienti, è invitato a disidentificarsi il più possibile dalla sua malattia e a pensarsi come persona sempre più capace e impegnata in un processo attivo di recupero di salute. Pensarsi sano ed essere pensato sano viene considerato cioè una parte importante del processo terapeutico, oltre che naturalmente porta a sostenere speranza, fiducia, che noi sappiamo sono ingredienti fondamentali per un buon funzionamento delle difese immunitarie. Ancora, il pensiero va al nostro sistema sanitario, che sembra impegnato a rialimentare continuamente la malattia, pensando alle persone che vi si affidano solo come malate, bisognose, dipendenti. Questo arriva a quel fenomeno che viene chiamato prognosi e che spesso assume il significato minaccioso di profezie che si avverano. Se la prognosi è infausta e il malato ci crede, la prognosi sarà infausta, ovvero l'informazione di malattia si sarà ben radicata nel profondo della mente e del corpo, appunto come un seme che si radica nell'inconscio. Dobbiamo forse incominciare a renderci conto delle conseguenze del clima di paura e di angoscia che creiamo, ovvero delle informazioni che seminiamo nel corpo-mente delle persone con una malattia, anche perché la psico-neuro-endocrino-immunologia ci insegna quanto stretti siano i rapporti tra stato d'animo e funzionamento dei cosiddetti guardiani della salute, come li chiamava Peter Roche de Coppen nelle sue conferenze, il sistema nervoso, endocrino, immunitario, circolatorio. Al contrario, l'approccio inaugurato dallo Zinen Qigong, che vuol dire arte che promuove saggezza e abilità, cerca di sottrarre il paziente alla spirale della paura e continuamente lo connette con informazione di salute e recupero di funzioni. La cura che tende a far dissolvere la malattia e a lasciare andare memorie traumatiche collegate libera molta energia vitale, un primo segno della rimessa in moto di quell'intero che è l'organismo umano, capace non solo di ammalare ma anche di guarire. Fa parte del duro allenamento di queste pratiche una crescente capacità della mente di penetrare il corpo, usando dapprima l'immaginazione, quindi la visualizzazione, fino a giungere a sviluppare la capacità di vedere all'interno del corpo, potendo riconoscere all'occorrenza e riparare blocchi di energia riscontrati. Cioè, nelle pratiche di guarigione, la persona, e io questo l'ho trovato molto interessante come medico, è invitata ad abitare la parte malata anziché temerla, a percepirla sempre più direttamente e a trasformarla dall'interno, con tutto il proprio mondo soggettivo, con l'ausilio di un modello sano di riferimento, ad esempio pensando un organo sano o un gruppo di singole cellule nel pieno delle loro funzioni e nel rispetto delle caratteristiche del tessuto di appartenenza. Un altro elemento importante consiste nel nutrire la salute, nel senso di rafforzare l'organismo e le sue difese naturali.
Un'immagine spesso usata e che rende l'idea deriva dall'agricoltura. Il praticante opera per guarire in modo da inondare una parte malata di un flusso sempre più abbondante di energia, come il sistema di irrigazione delle nostre risaie piemontesi, allagate di acqua per far crescere all'interno la pianta della salute e di un ritrovato buon funzionamento. Cioè, il corpo inizia a lasciare andare i residui patogeni del passato e la mente, dissolvendo le condizioni favorenti alla malattia, guida una bonifica energetica del terreno. La mente attivamente attira l'energia all'interno e questo flusso abbondante pulisce, diluisce, dissolve, porta via. Non posso non menzionare l'importanza della pratica in gruppo, e questo sottrae alla solitudine e all'isolamento che ogni malattia rischia di indurre e immerge il praticante in un campo di energia gruppale, che è condotto dalla mente e dall'energia di un praticante esperto, ma in cui giocano una parte attiva tutti i partecipanti. Il campo di chi di un gruppo, infatti, moltiplica e intensifica la concentrazione di energia che ha un effetto curativo sui singoli. Un malato guarisce anche grazie all'apporto degli altri. La trasformazione del rapporto tra l'individuo e la sua malattia e tra l'individuo e il gruppo seguono vicissitudini in parallelo. E questo porta a sperimentare nella pratica reale che siamo parte di un tutto interconnesso, in cui lasciare andare e dissolvere può aprire anche nuove possibilità di relazioni umane. Ancora, il paragone, ahimè, si impone con l'atmosfera delle nostre sale d'attesa, corsie d'ospedali, ambulatori, dove la coabitazione forzata tra malati spesso opprime ancora di più, alimentando paura o rassegnazione. Sarebbe importante, io credo, pensare a una medicina che si occupi anche attivamente di far vivere questi elementi di socialità in favore della guarigione delle persone, anziché in ragione di criteri di efficientismo organizzativo per far funzionare al meglio la macchina della salute. Io credo che la posta in gioco nella trasformazione della medicina oggi, in cui io credo molto, consista nel trovare dei modi per sostenere la domanda di profondo cambiamento che ogni malattia contiene, anziché ignorarla o soffocarla in una passivizzazione che rende i malati sempre più dipendenti. Mi avvio alla conclusione, mi affretto. Anche la medicina corrente deve avere il coraggio di ricordare la persona sana e potenzialmente più evoluta che il malato che ha di fronte può diventare. Anche la medicina corrente ha da lasciare un po' andare le informazioni di malattia di cui si nutre troppo e con cui ipnotizza un po' i suoi fruitori, aiutando ogni malato anche a scordare un po' la sua malattia e a dissolverla in una mente, in una vita più vera, più libera, più gioiosa. Vorrei infatti concludere qua con una mia semplice poesia dedicata alla felicità. Uno stato di libero flusso di sangue e di energia, si dice nel Qigong, che mi pare un orizzonte inevitabile cui tendere per una guarigione dei nostri corpi e delle nostre menti. Felicità. È in questo senso di commozione che non ha una ragione e di meraviglia che dilata e espande ogni cosa. È nel verde vivido delle foglie dopo la pioggia in cui si riflette una sorta allegria. È in questo cielo timido e nel suo sole prepotente, nella luna piena allargata dall'oscurità che la veste. È nei piedi stanchi dopo un giorno pieno di attività, nelle mani inerti dopo tanti incontri con la realtà. È nella mente che s'acquieta al sonnacchioso tramonto e vaga, libera, leggera, come le colorate farfalle tra gli esili fili della lavanda. È in questo anelito di libertà che si incontra con tutte le persone che vivono con coraggio ogni giorno della vita,
non sempre cogliendone il senso, ma vivendolo di fatto in quella galleria di istanti che tesse la trama del nostro esistere. A questo incessante, meraviglioso lavorio dedico la parte più pura di me stessa e saluto, per una volta, ogni cosa che si presenta come la benvenuta, con amabile certezza. Grazie. Chopin ti sta accentuando la chiosa. Grazie a Paola Dall'Ora, veramente interessante questo confronto mente-corpo che entra a pieno titolo nel nostro dibattito.